Gli scarpe d'eleganza. Mi chiamo Huda e vengo dalla Tunisia. Nel corso del secolo il mio paese è stato un importante punto strategico di collegamento tra l'Europa e l'Africa. Per l'impero romano, ottomano, andaluso, grecio, eccetera. Per questo motivo diverse civiltà hanno influenzato la cultura e la civiltà tunisina, lasciando il loro segno fino al giorno nostro. Sono impressionata da sempre del mondo di moda. A volte mi sono chiesta come fosse l'eleganza nei tempi antichi e che significato potessi avere. Queste scarpe veneziane che ho visto al museo Correr mi hanno fatto pensare alla moda di quell'epoca e immaginare una sfilata davanti ai miei occhi. Queste calciatore sono molto simili al qabqab indossati alla donna tunisina tanti secoli fa. Il qabqab sono stati importanti dal Medio Oriente e esportati dall'impero ottomano in tutti i paesi che sono stati occupati dagli ottomani, inclusa la Tunisia. Si chiamano il qabqab così per il rumore che fanno quando si cammina. Sono formata da una sola di legno ricoperta da lamina d'argento e velluto decorati con pezzo d'argento. Nel mio paese venivano indossati del hammam, il bagno turco, un'altra tradizione importata dalla cultura ottomana, tuttora presente, per evitare di bagnarsi i piedi e di scivolare sul pavimento in legno. In alcune città della Tunisia è obbligatorio costruire il bagno turco. Usiamo l'acqua caldissima, tanti tipi d'argilla e alghe di mare per massaggi e per la cura di pelle. Il qabqab con tacco alto vengono usati in tutti gli ambienti umidi, non solo nel bagno turco, ma anche a casa propria per fare la doccia e fino a proprio tempo fa anche nella moschea. In Tunisia vengono indossati dalle spose nei matrimoni tradizionali per mostrare la bellezza, l'eleganza delle donne. Nel mio paese il matrimonio dura 2 giorni. Il primo indossiamo gli abiti tradizionali, anche per conservare e tramandare il nostro patrimonio tessile. Nel secondo ci vestiamo con indumenti moderni. La sposa indossa l'abito bianco. Quando ho visto queste scarpe al museo, mi sono emozionata perché mi sono ricordata il mio matrimonio. Negli anni, queste calzature, con le loro decorazioni, colori e materiali, sono diventati degli accessori per dimostrare e affermare il proprio rango. Quindi, la storia e la continuazione anche nel mondo della moda.